discussione che viene. Perché il WEC si sta occupando di smart grids, smart cities? Intanto noi stiamo cercando di studiare questo fenomeno, non soltanto diciamo nella sua dimensione assoluta, ma anche su quelli che sono le practice nei vari paesi. Quello che secondo noi è importante in questa fase è sicuramente capire quali sono i meccanismi di finanziamento delle smart grids. L'Unione Europea prevede nei prossimi anni 530 miliardi di investimenti sulle reti e penso che una quantità assolutamente con multipli superiori sarà prevista a livello mondiale. Il governo sta collocando la propria politica in materia energetica e di reti intelligenti all'interno della prospettiva tracciata dall'Unione Europea, sia degli obiettivi dell'Agenda 2020, sia della roadmap al 2050. In tutti e due i casi abbiamo una tensione dell'Unione Europea verso la promozione dell'efficienza energetica e della progressiva riduzione delle emissioni fino ad arrivare al 2050 a una economia europea con basse emissioni di carbonio. E in questo quadro l'Unione Europea definisce le reti intelligenti come un fattore chiave che porterà alla futura realizzazione di una rete elettrica a basse emissioni di CO2. Abbiamo visto che ci sono notevoli problematiche finanziarie aperte, ingenti investimenti da effettuare, che per un verso sono una sfida perché bisogna mobilitare le risorse per farle. Parentesi, nel decreto sviluppo due misure almeno sono molto importanti anche in questo settore. I project bonds, di cui abbiamo equiparato la tassazione a quella dei titoli di Stato e che si collegheranno ai project bonds europei di cui promossi dalla Banca Europea degli Investimenti, e la possibilità di finanziare nuovi investimenti infrastrutturali non solo con contributi a fondo perduto, ma anche con la possibilità di sostituire il contributo a fondo perduto con un equivalente in termini attuariali quota di entrate fiscali generate dalle nuove opere. A livello tecnologico dobbiamo pensare anche non solo a sviluppare nuovi prodotti, ma a integrare i sistemi e i prodotti esistenti, dove la piccola e media impresa italiana può fare la sua parte. Abbiamo, lo dicevo già prima, una leadership a livello internazionale che dobbiamo consolidare, realizzando al più presto i progetti pilota in programma e sfruttando tutte le risorse disponibili, pubbliche, private, eccetera. Credo che sia un campo, questo delle reti intelligenti, di grande rilievo sia per la qualità dello sviluppo, perché sollecita innovazione, sia per la quantità dello sviluppo, per quello che dicevo prima, e quindi, come dire, ci aspettiamo dal vostro convegno un contributo alla elaborazione di una politica in questa direzione che sarà uno dei tasselli fondamentali della strategia energetica nazionale. ISGAN è una delle 11, anzi 12 iniziative del Clean Energy Ministerial ed è organizzato come un implementing agreement dell'Agenzia Internazionale dell'Energia dal punto di vista operativo. L'obiettivo è quello di educare, l'obiettivo è anche quello di fare knowledge sharing e di portare una cultura sulle reti intelligenti nei paesi anche emergenti e di consolidare e meglio organizzare il concetto di reti intelligenti nei paesi che, di economia avanzata. Abbiamo identificato 24 drivers che possono motivare lo sviluppo delle reti nei vari paesi, classificandoli in queste diverse 7 categorie.
I drivers principali che emergono da questa indagine sono l'efficienza del sistema, il miglioramento dell'efficienza del sistema, la possibilità per l'utente di essere parte attiva nelle decisioni e nel mercato, l'integrazione delle rinnovabili, la possibilità di avere nuovi prodotti, servizi e mercati e la possibilità di migliorare l'affidabilità del sistema. Abbiamo pubblicato 3 white papers su 3 argomenti di fondamentale importanza: l'integrazione delle rinnovabili, la gestione, tra virgolette, dei costi dell'utente e la cyber security, che, vista l'importanza dell'ICT nell'ambito dello sviluppo delle smart grid, diventa sempre più importante. DSOs driving the change toward the smart grids. Quindi quali sono gli stimoli, i cambiamenti nello scenario esterno, quali sono le leve, gli stimoli interni dei distributori per evolvere verso le reti intelligenti? Le reti intelligenti che hanno 2 indirizzi fondamentali, lo vorrei dire all'inizio della presentazione: la costruzione di un nuovo modello di architettura, un nuovo modello architetturale di gestione delle reti e un nuovo modello di relazione con i clienti, con gli stakeholder del mercato dell'energia. La European Commission Communication on Energy Infrastructure Priorities for 2020 dice che saranno investiti 1 trilione di euro nel mercato dell'energia, investimenti complessivi dell'industria, finanziamenti, investimenti privati, delle utilities, di cui 500 nella generazione, 200 nella trasmissione e 400 nella distribuzione. DSOs driving the change toward the smart grids. Quindi quali sono gli stimoli, i cambiamenti nello scenario esterno, quali sono le leve, gli stimoli interni dei distributori per evolvere verso le reti intelligenti? Le reti intelligenti che hanno 2 indirizzi fondamentali, lo vorrei dire all'inizio della presentazione: la costruzione di un nuovo modello di architettura, un nuovo modello architetturale di gestione delle reti e un nuovo modello di relazione con i clienti, con gli stakeholder del mercato dell'energia. La European Commission Communication on Energy Infrastructure Priorities for 2020 dice che saranno investiti 1 trilione di euro nel mercato dell'energia, investimenti complessivi dell'industria, finanziamenti, investimenti privati, delle utilities, di cui 500 nella generazione, 200 nella trasmissione e 400 nella distribuzione. La Commissione europea ha previsto e sta confermando l'impegno di 11 miliardi di euro per finanziamenti alle smart cities in Europa. La European Commission Communication on Energy Infrastructure Priorities for 2020 dice che saranno investiti 1 trilione di euro nel mercato dell'energia, investimenti complessivi dell'industria, finanziamenti, investimenti privati, delle utilities, di cui 500 nella generazione, 200 nella trasmissione e 400 nella distribuzione. La Commissione europea ha previsto e sta confermando l'impegno di 11 miliardi di euro per finanziamenti alle smart cities in Europa. Il governo, direi soprattutto il Ministero della Ricerca, ha messo in campo una quantità notevole di risorse. Sono stati già effettuati alcuni bandi smart city, uno per le regioni del Mezzogiorno, uno uscirà a breve per il Centro-Nord, proprio per dare un segno forte di questa necessità. L'obiettivo finale non lo diciamo noi, ma lo dicono tutti a livello comunitario, e di consolidare delle filiere industriali. Noi abbiamo probabilmente un vantaggio competitivo, dobbiamo ringraziare in questo l'Enel Distribuzione, che è stata il capostipite anche a livello europeo o a livello nazionale. Quindi partire da Enel, dagli altri operatori, dalle piccole e medie imprese e consolidare una filiera industriale italiana che possa competere anche a livello comunitario e internazionale. Il governo si è molto impegnato, si sta impegnando molto nella cosiddetta agenda digitale italiana. Anche questo è un tema che deriva da un recepimento di un'esigenza comunitaria, di un'agenda digitale europea. Devo dire che i ministri Passera e Profumo si sono impegnati
in maniera forte in questi ultimi mesi. È stata costituita una cabina di regia dove siedono gli stessi ministri. Bene, sono stati costituiti 6 tavoli gruppi di lavoro, uno di questi è Smart City and Communities. Pensiamo un attimo se quanto è stato fatto fino ad ora è sufficiente. Secondo voi è sufficiente questo? Come potremmo trovare uno spin in modo che arriviamo veramente a un deployment? Che la rete europea e la rete in ciascun paese sia arrivata a un livello di complessità in cui bisogna fare una pianificazione chiara con una regolamentazione che è guidata a livello europeo, va san dire. Il vero problema qual è? Chiediamoci se siamo capaci a farli. Come industria europea noi diciamo di sì, il problema è trovare una city e partire veramente a fare questi impianti. E convincere la Commissione europea che in ogni caso non ci sono più ostacoli per poter partire a farlo. È fondamentale che il regolatore capisca che se noi le nostre utility, se tutto il sistema non ha dei ritorni adeguati, non funziona nulla. Le sinergie sta a noi svilupparle, specialmente con la parte digitali. Il problema di fondo, se ci pensate bene, le smart grid, è solo una questione di crederci.